Siamo con Valdemaro Gustinelli, avevamo detto che questa sera andavamo via presto, invece ci abbiamo preso gusto dopo Noda Blanco e Marco Visentini, e scambiamo velocemente due parole con il team manager della Gherardi SV Carto Edit. Due partite, due vittorie, oggi in modo sicuramente più convincente rispetto a Molfetta. Abbiamo visto però, Valde, che un po' tutte, anche le grandi, così fra virgolette, Genova, Castellana eccetera, hanno fatto un po' di fatica. Questo vuol dire che sarà sicuramente un campionato molto equilibrato. Sicuramente per adesso quello che si sta evincendo è che come sapevamo in linea di massima è molto livellato il campionato. È normale che siamo agli inizi e anche la nostra prestazione, nonostante il risultato più che convincente, ha ancora degli ampi spazi di margini di miglioramento. Reggio Emilia era una vera bestia nera per Città di Castello, aveva vinto tutti e sei gli scontri diretti, oggi sono cambiate un po' le carte in tavola, è cambiato il sestetto allenato da Ugo Conte, il sestetto allenato da Andrea Radici per quattro sesti, praticamente solo di Benedetto e Rosalba, erano giocatori della scorsa stagione. Ci sarà ancora da lavorare, un po' di amalgama, sicuramente un po' di feeling che dovrà crescere, però questi sono dei buoni presupposti. Noi abbiamo ancora tanto da lavorare, questo lo sapevamo, è la prima volta anche negli ultimi tre anni che gli stranieri arrivano alla fine della preparazione, quindi è normale che trovare amalgama non sarà semplicissimo. Ad onore del vero bisogna anche dire che Reggio Emilia, che è sempre stata la nostra bestia nera, oggi si è presentata senza due titolari credo molto importanti come Casadei e Aurelio, quindi rendiamo merito all'avversario per essere sceso in campo meno matto dal punto di vista dei numeri. Ottima è stata la nostra prestazione sul rendimento.